Adesso inizio poi con un po' di premesse, eccetera, eccetera, le solite cose tanto. Perciò, subito, 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 indossate.
Poi sera praticamente eravamo tutta la classe o quasi nella camera dove c'ero io e i due miei compagni aiuto, scusate. Ok, pensate che tipo i ragazzi si sono portati la PlayStation dietro. Esperienze che abbiamo vissuto, nel senso di strane, possiamo dire, al Parlamento di Vienna ci hanno bloccati, ci hanno perquisiti e tipo hanno trovato nello zaino di un mio compagno una bottiglia di vodka perché uno dei miei compagni di classe è maggiorenne. Prossimo video magari la userò. Il secondo argomento di cui volevo parlare era l'esame di inglese che ho dato ieri, posso dire, ma il ieri per me è un ieri diverso per voi perché attualmente sono le... vediamo se riesco a farvelo vedere. Sono le 3:22 di notte di domenica 21 maggio, ma questo video non verrà pubblicato molto molto breve. Questo video, se non sbaglio, verrà pubblicato il 1 giugno. Magari sto sbagliando, magari sto sbagliando, ma dovrebbe venire pubblicato il 1 giugno. Io quindi il 20 maggio, che per voi sarà una decina di giorni fa, ho fatto l'esame di inglese per la certificazione del B2, ovvero ho fatto il First for School, si chiama l'esame. E impressioni, allora, lo speaking l'ho fatto in realtà il 18, giovedì 18, e si fa a coppie, l'ho fatto con un mio amico, è composto da 4 parti. La prima sono domande generali
classiche fatte solo per conoscerti, diciamo. Nella seconda devi tipo descrivere tue foto e rispondere alla domanda che c'è scritta in alto. Per esempio, se tu vai, vedi una foto di una città di notte e una foto di delle persone di notte, magari la domanda ti che cosa. Gli sta piacendo della notte alle persone, per farti capire, una domanda che accumula le tue foto, ovviamente. La terza parte, abbiamo una situazione davanti e cinque opzioni, per esempio, e questa è l'unica parte, diciamo, che si fa proprio in coppia. Per esempio, io mi ricordo avevo una roba tipo cosa i teenagers possono fare durante i weekend e c'erano le varie opzioni. E noi dovevamo dialogare, eccetera, eccetera. Mentre la parte 4 sono un po' più complicate su ciò di cui avete parlato nella parte 3. È andato bene, secondo sì, è andato bene. Un po' nella parte 4 ci siamo un pelino persi, ma è andato bene. Invece, ieri ho fatto tutte le prove scritte. C'è stata la prima che ho fatto e ho cominciato tipo alle 9 meno un quarto. Durava un'ora e un quarto. Lo fa, è composta da 7 parti. Ora non ve le descrivo tutte perché sennò finiamo domani mattina. È stata tosta. È stata tosta, però l'ho fatta tutta. Ovviamente qualche errore l'ho fatto, ovviamente. Poi ho avuto una roba come 10 minuti di pausa neanche, quando dovevamo averne 20, vabbè. E abbiamo fatto subito la writing, che è una prova composta da 1 ora e 40. Qua bisogna scrivere nella prima parte un essay e nella seconda parte puoi scegliere se scrivere una storia, un articolo, una lettera, un'email, un altro essay, eccetera, eccetera. Io ho deciso di scrivere un'email, quella che mi sembrava un po' più semplice. Secondo me è venuto decentemente. Devo dire, ho scritto tutto, sono anche stato nei parametri. Perché anche lì, per la writing tu hai un numero di parole da rispettare, no? Io ci sono stato dentro, quindi a posto. È stata tosta. Quella è stata tosta perché persone della listening parlavano molto velocemente, ma poi c'erano persone che andavano dalla bambina al vecchietto, quindi accenti diversi, toni diversi, cadenze diverse. Per esempio, c'era un signore che parlava con una cadenza che boh, vabbè. Quindi poi è stata un po' più difficile, secondo me, quella in cui ho commesso più errori, ma non perché non capivo cosa dicevano, perché capivo cosa dicevano, ma non riuscivo a fare poi gli esercizi che dovevo fare. Quindi vabbè. Volevo solo parlare un po', aggiornarvi un po'. Quando uscirà questo video, io sarò anche già andato allo stage di matematica. Perché io 25, 26 e 27 ho uno stage di matematica a Bardonecchia, in mezzo alle montagne, sperduti nel nulla, ma sarà carina. E vabbè, questo è. Sì, dai,
sembra